Benvenuti ai nostri video ascoltatori del canale YouTube di Italia Medievale. Oggi abbiamo il piacere di avere con noi l'autore di un romanzo storico molto interessante, sia per l'ambientazione che per il luogo di cui parla. Il titolo del romanzo è Nero Saraceno, e poi capirete perché Saraceno. L'autore è Alessandro Luciano. 248 pagine per €14,90, quindi un prezzo assolutamente invitante e accessibile. Marlin Editore, appena pubblicato. Quindi io ringrazio tanto Alessandro di aver accettato il nostro invito e ti lascio la parola così ci parli di questo Nero Saraceno. Grazie a te dell'invito e della presentazione e saluto tutti i video ascoltatori di Italia Medievale. Come tu stesso ricordavi, Nero Saraceno è ambientato in un sito importante per l'Alto Medioevo italiano, per il patrimonio culturale della nostra penisola, ed è questo, suppongo, il motivo per cui poi tu mi abbia invitato a parlare del mio romanzo. Il sito a cui ci riferiamo è il sito di San Vincenzo al Volturno, che è un sito per l'appunto importantissimo per l'Alto Medioevo europeo. Forse si tratta del sito archeologico più importante tra tutti quelli esistenti. Molti dei videoascoltatori probabilmente conosceranno San Vincenzo al Volturno. Per chi invece non avesse abbastanza cognizione di ciò che stiamo parlando, se non ti dispiace mi dilungo brevemente. L'abbazia di San Vincenzo al Volturno era un'abbazia tenuta in gran conto sia in epoca dapprima longobarda, poi carolingia e poi ottoniana. Si trova attualmente in Molise, non distante dall'altra importante abbazia benedettina dell'epoca, che è Monte Cassino. A differenza di Monte Cassino, tuttavia, l'abbazia di San Vincenzo al Volturno è meglio conservata. Questo perché? Perché quando i monaci di San Vincenzo, agli inizi del XII secolo, abbandonarono il sito del cenobio altomedievale per trasferirsi in un altro luogo, in pratica lasciarono sul posto, diciamo così, le strutture, eccezione fatta per una parte dei materiali da costruzione che depredarono per reimpiegarlo nel sito dell'abbazia nuova. L'abbazia di Monte Cassino, invece, come tante altre importanti abbazie dell'Alto Medioevo, è stata negli anni e poi nei secoli ristrutturata più e più volte. Cioè il cuore dell'abbazia è sempre stato quello, e questo di fatto ha determinato una continua trasformazione del cenobio, che è un dato ovviamente positivo, ma al contempo la distruzione delle strutture più antiche, che di volta in volta venivano rinnovate. Questo spiega perché l'abbazia di San Vincenzo al Volturno, se nell'Alto Medioevo era, diciamo così, leggermente meno importante rispetto a quella di Monte Cassino, oggigiorno come sito archeologico è invece più importante, perché gli scavi condotti nel sito dell'abbazia altomedievale hanno consentito di portare alla luce tutte le strutture antiche, senza considerare poi che Monte Cassino fu anche distrutta nel corso dei bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale, cosa che naturalmente a San Vincenzo non è avvenuta. Ragione per cui diciamo che le modalità di interramento di San Vincenzo al Volturno richiamano più che altro un altro sito archeologico importantissimo nel mondo, che è quello di Pompei, laddove la vita si è cristallizzata in un attimo per effetto della terribile eruzione del 79 d.C. Se mi permetto di fare questa breve introduzione, anche perché per molti anni io ho lavorato presso il sito di San Vincenzo al Volturno, ho seguito degli scavi per conto del professor Federico Marazzi dell'Università Sor Orsola Benincasa di Napoli,
E ne approfitto per ricordare che le ricerche a distanza di decenni, coordinati dalla soprintendenza e dalla direttrice Susanna Moyer, continuano a tuttora, diciamo, eccezion fatta per questo triste periodo. Probabilmente gli scavi che io ho seguito presso il pontile dell'abbazia di San Vincenzo, perché l'abbazia era costruita a ridosso del fiume Volturno e all'interno del fiume i monaci avevano costruito un sistema di attracchi fluviali, in parte in muratura, in parte in legno, probabilmente mi ha, come dire, ispirato nella redazione del romanzo, perché nel corso di quegli scavi vennero alla luce proprio le tracce della distruzione araba dell'abbazia di San Vincenzo avvenuta nell'881 d.C., come ci ricordano le fonti storiche, tra cui il Cronico Novulturno Turnense e la storia dei Longobardi di Benevento di Erchemberto, tra le altre fonti. Quindi il mio romanzo Nero Saraceno tratta proprio di questa terribile distruzione ad opera dei saraceni. In realtà la storia vera che poi io ho ripreso all'interno della narrazione romanzata è ancora più avvincente, perché le fonti ci ricordano che l'attacco dei saraceni avvenne per effetto di un accordo tra il capo, diciamo così, dell'orda saracena e Atanasio II, vescovo duca di Napoli. A Napoli all'epoca c'erano i bizantini, o meglio i romani, come si chiamavano all'epoca. E questo Atanasio II era un personaggio controverso. Innanzitutto è stato l'unico della serie di duchi di Napoli ad assommare anche la carica vescovile. Quindi possiamo immaginare quale potere concentrasse nelle proprie mani, se era per l'appunto il capo indiscusso del potere politico e il capo del potere religioso. Peraltro Atanasio II era anche un personaggio spietato, perché aveva anche fatto accecare il fratello per prendere il potere. E questa sua sete di potere, sete di denaro, si manifesta anche per l'appunto nell'881, quando lui stringe questo sodalizio per far cadere l'abbazia di San Vincenzo, evidentemente col proposito di recuperare anche un bottino. Non sappiamo, probabilmente lo ha, diciamo così, spartito con i saraceni da lui inviati presso San Vincenzo, ma è lecito immaginare che il motivo principale fosse di natura politica, perché l'abbazia di San Vincenzo al Volturno si trovava in un punto strategico della penisola, proprio al confine tra i territori longobardi, carolingi, bizantini, e tra l'altro poi possedeva diversi terreni, diversi anche attracchi marittimi e fluviali lungo tutta l'Italia meridionale. Quindi questa vicenda così triste, ma allo stesso momento anche affascinante, mi ha portato a redigere un romanzo di natura per l'appunto storica, per cui una parte del romanzo anticipato è ambientata proprio a San Vincenzo, però un'altra parte è ambientata anche nella Napoli ducale bizantina. E questo mi ha consentito anche di inserirmi all'interno di un solco che avevo tracciato con il mio primo romanzo, sempre pubblicato dalla Marlin Editore, che si chiama Gli ultimi giorni del comandante Plinio. In occasione di quel, non a caso, quindi il riferimento precedente a Pompei, per l'appunto non era casuale. Nel precedente romanzo io avevo parlato, descrivendole e facendo dei focus sulla vita di tutti i giorni, le coste campane, in particolar modo le coste
del Golfo di Napoli, e quindi mi ero concentrato sulla Napoli imperiale del 79 d.C. Con Nero Saraceno ho avuto l'opportunità anche di descrivere ai lettori la Napoli dell'Alto Medioevo, per cui mi auguro che, qualora ce ne fossero, i lettori che abbiano letto entrambi i romanzi abbiano tratto, diciamo così, anche un giovamento da questo punto di vista, cioè abbiano avuto un'idea più chiara di come si svolgesse la vita a Napoli in quell'epoca. In realtà, come tutti i romanzi storici che si rispettano, Nero Saraceno non è un libro di storia, quindi non descrive semplicemente fatti reali, ma si avvantaggia anche poi di una parte del tutto inventata, nella quale naturalmente vengono poi inserite le scene più accattivanti. E mi riferisco in questo caso all'avventura del monaco Bernardo. Chi era questo monaco Bernardo? In realtà il monaco Bernardo era un personaggio storico che all'epoca fece un pellegrinaggio in Terra Santa dopo aver ricevuto la benedizione del Papa a Roma. Le fonti storiche ci ricordano questo suo viaggio in Terra Santa, però poi non diciamo, si dilungano su quello che accade dopo. Io ho immaginato che lui in Terra Santa venga a conoscenza del piano dei saraceni, quello per l'appunto di saccheggiare l'abbazia, e che nel tentativo per l'appunto di salvare l'abbazia faccia una vera e propria corsa contro il tempo per tornare nella penisola italiana ed avvisare l'abate Volturnense, che è l'abate Maione. Quindi questa storia per l'appunto avventurosa del ritorno di Bernardo è un qualcosa che ho inventato io naturalmente a beneficio della narrazione, però ci tengo a precisare che poi in una nota finale io ho indicato al lettore quali sono gli elementi storici che quindi si basano sullo spoglio delle fonti e quali invece i riferimenti di pura fantasia che sono il frutto per l'appunto della mia immaginazione. Questo anche per non confondere il lettore che nella narrazione del romanzo cerca anche magari di apprendere qualcosa. D'altronde, diciamo, non è nulla di eccezionale quello che viene abitualmente fatto da tutti o almeno da quasi tutti gli autori di romanzi storici. Se non ti dispiace, faccio anche vedere la copertina. Questo è il libro, Nero Saraceno. Poi io all'interno mi sono anche divertito a disegnare una pianta di San Vincenzo al Volturno. L'ho fatta io a mano, diciamo, e ho provato anche ad anticarla con procedimenti del tutto artigianali. Nel realizzare questa pianta mi sono ispirato alla pianta di San Gallo, che è una pianta schematica di una ideale abbazia benedettina dell'Alto Medioevo, e ho aggiunto anche delle didascalie cercando di imitare la capitale longobarda, quindi la scrittura dell'epoca. Nella didascalia poi abbiamo scritto l'abbazia di San Vincenzo al Volturno in una vecchia pianta, senza specificare che si tratta di un falso, diciamo così. Anche perché poi il bello del romanzo storico è pure quello di suscitare la curiosità, di aggiungere degli elementi un po' più particolari che attirino il lettore. Poi, co come detto, ci sono poi dei contenuti all'interno del romanzo che ci fanno capire che in realtà questo è un falso storico, diciamo così, da me realizzato. E c'è anche, ne approfitto a questo punto, una ricostruzione del percorso fatto da Bernardo, che per l'appunto si mette in viaggio per tornare
dalla Terrazza a San Vincenzo al Volturno. Anche nel descrivere questo viaggio, io ho provato ad attenermi alle indicazioni che ci forniscono i dati storici e archeologici. Per cui gli ho fatto compiere un viaggio secondo rotte di cabotaggio, come era d'uso all'epoca, cioè l'imbarcazione sulla quale lui viaggia non attraversa il mare aperto come facevano le navi onerarie romane o anche le navi militari della classis Miserensis dell'epoca, ma invece costeggiavano i porti lungo la costa proprio per evitare di incorrere nei pericoli del mare, nei pericoli dei pirati. Naturalmente poi le rotte su cabotaggio permettevano alle imbarcazioni di effettuare diverse soste nei principali porti del Mediterraneo. E poi Bernardo si rende conto che molti porti sono ormai decadenti rispetto al passato romano e si rende conto che alcuni di questi approdi sono stati riadattati un po' alla meglio, anche questo ci raccontano i dati archeologici. Noi sappiamo che fino a poco tempo fa si era portati a ritenere che nel periodo alto medievale ormai non si navigasse quasi più, mentre invece poi ricerche più recenti ci hanno fatto immaginare un mare dove ancora diciamo, esisteva la navigazione. Per ora non dobbiamo fare l'errore inverso, cioè quello di credere che nulla fosse cambiato. In realtà diciamo, un deterioramento dei commerci e delle strutture portuali era indubitabilmente avvenuto, sebbene con delle realtà di tutto rispetto. E questo è il caso, ad esempio, proprio di Napoli e guarda caso di San Vincenzo al Volturno. A Napoli, i recenti scavi della metropolitana hanno, tra le altre cose, portato alla luce una serie di strutture alto medievali riconducibili proprio al porto, o meglio, due porti che esistevano nella Napoli bizantina, e nella fattispecie hanno portato all'invenimento di officine di produzione, diciamo, artigianale e ad alcuni magazzini di stoccaggio delle merci. Per cui dobbiamo immaginare che le rotte tirreniche, quelle che poi gravitavano attorno a Roma, fossero ancora molto forti. E d'altronde sappiamo bene anche che Napoli, in quanto città ancora romana o bizantina, quindi, e quindi essendo ancora legata a Costantinopoli, avesse un tenore ancora piuttosto forte, ma capace di attivare anche produzioni commerciali, cioè produzioni artigianali e di conseguenza anche i relativi commerci. Allo stesso modo, come ho anticipato prima, a San Vincenzo al Volturno è stato rinvenuto proprio un pontile, un sistema di attracchi piuttosto complesso, che in alcuni casi prevedeva addirittura l'utilizzo dell'opera muraria in mare, secondo dei modelli costruttivi che venivano ricordati da Vitruvio, sebbene in forme un po' semplificate. E anche questo ci fa capire quanta importanza avessero gli scambi all'epoca, anche in realtà interne, appenniniche, come la San Vincenzo al Volturno. In realtà poi la funzionalità di questo sistema di attracchi a San Vincenzo è ancora controverso, non sappiamo se consentisse di favorire degli scambi col Tirreno tramite tutto il corso del Volturno fino a valle, ma è comunque probabile che consentisse degli scambi su brevi distanze, almeno nella piana di Rocchetta, presso cui l'abbazia era situata. A proposito dei luoghi a cui abbiamo accennato, voglio sottolineare che nel romanzo io per l'appunto mi sono soffermato proprio a descrivere al lettore quello che l'archeologia ci ha restituito. Su San Vincenzo al Volturno sappiamo molto, per cui i personaggi del romanzo si muovono all'interno del cenobio con una certa disinvoltura, perché conoscevo bene i luoghi, non tanto perché li avessi studiati bene, ma perché gli archeologi li hanno riportati alla luce. A Napoli, invece, se si eccettuano proprio quei casi
tassi che ho indicato prima, quindi le strutture, diciamo così, portuali a ridosso della linea di costa e anche il complesso episcopale, in realtà poco sappiamo. E poco sappiamo, purtroppo, proprio del pretorium o comunque del palazzo ducale presso cui sono ambientate alcune scene del romanzo. In realtà, essendo, diciamo, poi costretto ad ambientare alcune scene in quel luogo, ho dovuto fare come fanno solitamente gli scrittori di romanzi storici oppure gli sceneggiatori, registi di film storici. Ci ho preso a modello una struttura grosso modo coeva che avesse la stessa funzione, per cui io ho immaginato che la sala delle udienze del vescovo Duca Atanasio II fosse simile alla Cappella Palatina di Areti II a Salerno, e quindi ho in parte colmato questa lacuna. È presumibile, è probabile che una struttura del genere si trovasse anche a Napoli. Poi in realtà altre scene si ambientano anche in altri luoghi particolari, come ad esempio nelle catacombe, sia di San Gennaro che di San Gaudioso. In realtà, come ben sappiamo tutti, si tratta di strutture tardoantiche che però hanno continuato a vivere nell'Alto Medioevo, e in modo particolare nella catacomba di San Gennaro sono state rinvenute strutture che rimandano proprio a quella fase, addirittura a San Gennaro anche un battistero, per cui questo ci dà la prova che le catacombe non solo fossero ancora frequentate, ma che fossero anche al servizio di attività liturgiche, oltre che funerarie, diciamo così, anche perché poi vabbè, a San Gennaro c'erano anche le reliquie dei vescovi e di San Gennaro in modo particolare. Quindi è stata l'occasione, lo scrivere questo romanzo, anche per descrivere vari luoghi, non solo Napoli e San Vincenzo, ma anche luoghi toccati dal percorso del monaco Bernardo, quindi alcune città importanti del Mediterraneo, tra queste anche Efeso, alcune città dell'Italia meridionale, diversi siti anche del Molise, quindi non solamente San Vincenzo al Volturno. Un altro aspetto su cui magari posso spendere due parole sono le digressioni. Io nel mio primo romanzo storico, Gli ultimi giorni del comandante Plinio, nel raccontare la storia di Plinio il Vecchio, ho approfittato, diciamo, del racconto per fare delle digressioni su alcuni temi peculiari, in modo particolare sul tema dell'arte antica greco-romana, sul tema della letteratura e della filosofia dell'epoca. In Nero Saraceno invece ho approfittato per fare dei focus sul tema del culto delle reliquie, sul tema della spiritualità nel periodo tardoantico e alto medievale. E qui verrebbe la domanda: ma se il monastero, cioè se il romanzo è ambientato nell'alto medievo, perché poi parli del tardoantico? Perché io nel far parlare i personaggi, nella maggior parte dei casi, i dialoghi riguardano l'abate Maione e il suo preposito, Cuniperto, per l'appunto loro dialogano spesso di spiritualità e fanno riferimento non solamente a quella della loro epoca, ma anche a quella del periodo tardo antico. E questo modo, diciamo, di farli dialogare mi ha permesso di evidenziare al lettore come anche i temi di natura spirituale avessero subito delle variazioni nel corso dei secoli. Il tema del culto dei santi è molto forte, tant'è vero che, come poi si vedrà nel romanzo, grande importanza avranno le reliquie di San Vincenzo,
al Volturno, le reliquie si formano dapprima nel periodo tardoantico, quando ci sono le prime persecuzioni romane, e tra queste rientrano anche quelle di San Vincenzo, martire di Saragozza. Però l'approccio dei fedeli rispetto a queste reliquie, rispetto ai resti santi, varia nel corso dei secoli, quindi per l'appunto i monaci ne parlano, diciamo, diffusamente. E nulla, mi auguro, insomma, di aver con questo romanzo non solo delineato un contesto storico in modo attendibile, ma anche di aver appassionato i lettori con una narrazione fluida, scorrevole. Tra l'altro, a proposito anche diciamo delle parti storiche, ho anche accettato dei consigli importanti proprio del professor Marazzi. Tra questi vorrei ad esempio evidenziare la scelta dei nomi, perché io avevo chiamato il protagonista in un modo diverso rispetto a quello che viene poi fuori al termine, per l'appunto, diciamo al momento della stampa del libro. Il professor Marazzi mi fece presente che quel nome non era del tutto adatto, perché all'epoca, sebbene l'abbazia di San Vincenzo cominciasse a gravitare nell'orbita franca, continuava, diciamo, ad avere tra le sue file molti monaci di ascendenza longobarda. Quindi lui mi aveva suggerito di andare a guardare i nomi che compaiono sulle mattonelle dell'abbazia di San Vincenzo, perché questa è una particolarità del sito archeologico: sulle mattonelle dei pavimenti si trovano delle firme realizzate dai vasai, che per l'appunto avevano prodotto quelle mattonelle. In molti casi si trattava per l'appunto di nomi di tradizione longobarda, e poi quindi io ho scelto così questo nome di Cuniperto. Invece l'abate Maione deve il suo nome alla Chronicon Vulturnense, che per l'appunto la cronaca della storia di San Vincenzo al Volturno, redatta nel XII secolo, nella quale si trova, tra le altre cose, anche l'elencazione di tutti gli abati dell'abbazia. Quindi quello è un nome storico. Poi naturalmente ho provato a delinearne la figura, ma con pura fantasia, non potendo fare altrimenti. Alessandro, è molto interessante, davvero. Poi, vabbè, i corsi e ricorsi storici, il professor Marazzi è stato uno dei primi a essere premiato con il Premio Italia Medievale nell'ormai lontanissimo 2005, quindi si può dire che è un'amicizia comune, una conoscenza comune. E se c'è anche lontanamente la sua presenza all'interno di... Sì, come una sorta di spirito che aleggia sul romanzo. È una garanzia, perché conosciamo tutti la serietà del suo lavoro scientifico archeologico, e poi io mi auguro che questo libro aiuti i lettori a scoprire un sito interessantissimo e andarlo a vedere, perché in questo momento credo che sia chiuso per ovvie ragioni, però sì, normalmente è visitabile, quindi lo si può ammirare in tutta la sua estensione. È anche molto grande il sito dell'abbazia di San Vincenzo al Volturno, e anche tutto il territorio merita una visita assolutamente. Io ricordo il titolo del libro, che mi sembra la cosa importante, che è Nero Saraceno, l'autore Alessandro Luciano, Marlin Editore, pubblicato da poco, 248 pagine per €14,90, quindi assolutamente
un prezzo alla portata di tutti. Io vi invito ad acquistarlo, a correre in libreria e a farne anche un regalo natalizio, visto che tanto a Natale lo dovremo passare in casa. Almeno leggetevi qualcosa di intrigante, stuzzicante e anche culturalmente importante. Ti ringrazio tantissimo di aver accettato il nostro invito e ricordo a tutti i nostri videoascoltatori di seguirci sul sito www.italiamedievale.org, dove troverete anche questa presentazione insieme a tutte le altre. E che dire, grazie ancora e arrivederci alla prossima, al terzo romanzo che pubblicherai. Grazie Maurizio, spero non ti dimenticherai di me e che mi inviterai nuovamente. Certamente, Parteciperò con piacere. se sarà un altro romanzo storico ambientato nell'alto o basso, Basso. ma pur nel Medioevo sicuramente, ma anche tu non ti dimenticare di noi e continuare a Certamente. seguirci e a farci conoscere, perché sai che abbiamo tutti bisogno di essere conosciuti, soprattutto un'associazione come la nostra che è senza fini di lucro e che vive solo sulle risorse dei suoi associati. Quindi, Certamente, merita tutta l'attenzione di questo mondo. grazie ancora di tutto e a presto. Grazie, un saluto a tutti. La bellezza se o piede nato di plere sopir e bene grandolur. Son per lui demande figlie che avevo, volevo mari, mari, mari.